ha dimostrato l'importanza che il settore riveste per l'economia italiana. Il turismo in Italia, dopo una stagione difficile e anche grazie alle politiche di questo governo che è intervenuto sia in termini di governance che in termini di risorse finanziarie, sembra aver finalmente ripreso un sentiero di crescita. Ma per sostenere ulteriormente il settore, che incide per oltre il 10% del PIL e che presenta ancora margini rilevanti di crescita, è urgente approvare ora un piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia. Un piano di ampio respiro che affronti i molti nodi ancora irrisolti e che promuova un modello di turismo orientato verso l'eccellenza, che valorizzi l'intero patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e che abbia un approccio innovativo, coerente e complessivo. Le chiediamo dunque, signor Ministro, quali siano gli orientamenti, gli strumenti, gli ambiti di intervento e le tempistiche del piano strategico per il turismo in Italia che intende sviluppare. Grazie, onorevole. Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo Franceschini ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie. Come i parlamentari sanno, la situazione sulla quale abbiamo iniziato a lavorare all'inizio dell'esperienza di questo governo sul tema del turismo era una situazione molto difficile dal punto di vista delle strutture stesse. E quindi la direzione generale era appena transitata al Ministero dei Beni Culturali dopo aver peregrinato in vari ministeri, dalla Presidenza del Consiglio alle attività produttive da solo, poi con i beni culturali. Abbiamo fatto una scelta legislativa importante che ha richiesto però la riorganizzazione della direzione generale, che oggi ha un nuovo direttore generale ed è pienamente operativa. Contemporaneamente siamo passati attraverso la scelta del commissariamento dell'Eni, della riscrittura della missione, la nomina della nuova governance. Oggi anche l'Eni è nel pieno delle funzioni e sta operando. Contemporaneamente la cosa più importante è il processo di riforma costituzionale, con il voto di ieri sta arrivando a conclusione. Dentro quel processo c'è finalmente la correzione del rapporto distorto Stato-Regioni che da tempo necessitava di una correzione, nel senso di riportare allo Stato una gran parte delle funzioni di valorizzazione e di promozione dell'immagine del Paese all'estero. Dentro questo schema noi stiamo adempiendo al dovere di legge di scrivere il piano strategico per il turismo. Abbiamo pensato di non ripetere l'errore che si è visto tante volte fare nel nostro Paese, ogni governo ricominciare da capo, e quindi abbiamo utilizzato come base di lavoro il piano Gnudi, che non era mai arrivato a approvazione formale, ma che aveva fatto un ottimo percorso, un ottimo lavoro, a cui abbiamo aggiunto il lavoro del laboratorio del turismo digitale, che ha lavorato per un anno, e il primo incontro di Pietrarsa sui temi del turismo sostenibile. Sulla base di questi elementi, la settimana scorsa a Pietrarsa, nel museo ferroviario molto bello e molto importante che vi invito a vedere, siamo stati ospiti del Ministro Delrio, abbiamo avuto 500 rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'impresa, tutto il mondo del turismo, in un meccanismo molto partecipativo, fatto di 28 tavoli che hanno discusso approfonditamente tutti i temi che sono stati posti all'attenzione dei presenti per la scrittura dei punti strategici centrali del nuovo piano. Il percorso continuerà a essere un percorso partecipativo, sta continuando dopo Pietrarsa, secondo un cronoprogramma stabilito, arriverà l'approvazione del piano, come prevede la norma, nel Comitato Permanente per il Turismo e successivamente all'approvazione, come prevede la legge in Consiglio dei Ministri. Noi prevediamo che questo avvenga prima dell'estate. Abbiamo scelto questo percorso partecipativo che non era mai stato fatto, perché riteniamo che non c'è settore più del turismo in cui è assolutamente necessaria una condivisione totale degli obiettivi tra i livelli pubblici che si occupano di turismo e le imprese, i privati, gli operatori. Il percorso fino ad oggi sta andando in quella direzione. Se arriveremo ad approvare un piano condiviso da tutti gli operatori del settore, credo che veramente quello sarà il punto di riferimento dentro il quale poi ognuno, pubblico o privato, farà la propria parte nei prossimi 5 anni. Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Tiziano Arlotti. Prego, a 2 minuti. Grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la puntuale e articolata risposta. Il piano strategico per lo sviluppo del turismo diventa per noi fondamentale, perché il turismo è intersettoriale per antonomasia, e il piano strategico dovrà diventare uno strumento di programmazione, di strategia, sia strategica che operativa. È importante che questo lavoro abbia anche una tempistica ravvicinata e soprattutto coinvolga tutti gli operatori e gli stakeholders, come ha ricordato, sia pubblici che privati. Dobbiamo calarle in questo contesto normativo che abbiamo